Torniamo insieme, torniamo in diretta, noi che ci facciamo compagnia, eh? No, noi che ci facciamo compagnia, mi è piaciuta la signora di prima, com'era lo spiffero, quella cosa lì di prima, Clara, cos'è che aveva detto? La fessura. La fessura. La fessura porta alla sepoltura, pensateci, insomma, così. Adesso glielo dirò a mia moglie, non si sa mai. Ma io la chiamerei. Assolutamente no. Sotto le coperte sto bene, mi alzo, mi copro, mi vesto e poi spalanco tutto per cambiare aria dappertutto. Mamma mia. Ciao, sono Clara Moncadieri. Io il riscaldamento in camera ce l'ho proprio bassissimo perché non lo sopporto. E poi la mattina mi alzo, apro le finestre per far circolare l'aria con le coperte alzate. E per dirvi, io la mattina mi alzo sudata perché proprio mando tanto calore. Mio marito da quando si è sposato non ha più usato il pigiama perché io mando tanto calore sotto le coperte. Io non ho la tua punta spessa, ho le tue punte, una tua puntina piccolina, due tre punte piccole giuste per non farlo stare freddo mio marito. Auguro un buon mercoledì a tutti. Ciao ciao. No, è un amore, insomma, è il marito di questa donna che secondo me subisce, ecco, potremmo avere una crisi a casa, così almeno la usiamo come riscaldamento e andiamo a risparmiare. Di solito hanno i piedi congelati le donne che tu... È vero, di solito hanno i piedi congelati, lei invece no, è un calorifero. Buongiorno, buona mattina, buon risveglio, pronto? Buongiorno, ciao Vera, buongiorno. Ci sta bene, grazie. E anche Chiara col suo albero esatto, è per fare pandan con lui. Vera, tu insomma riscaldamenti, insomma vai per il risparmio oppure tieni le finestre aperte? Come dormi, Vera, questa mattina? Che argomento, però io sono sincera. Io sono sincera, sì, attacco il riscaldamento perché io abitando in un condominio abbiamo un riscaldamento che ognuno si attacca il proprio. Ok, ci sono le valvole, ci sono le valvole. Ma io le attacco 10 minuti, ma non di più. Oh, mamma mia. 10 minuti? Non serve a niente. Sì, 10 minuti al mattino, 10 minuti al pomeriggio e 10 minuti alla sera. Ma non fa nulla. 30, mezz'ora al giorno, 30 minuti al giorno di riscaldamento. Ma che riscalda? Perdonami, no, perché... Riscalda perché comunque io ho un alloggio piccolino, non è grosso, sì. Perciò un po' riscalda, cioè non è un che po'. È il allora, freddo. Però perdonami Vera, tu adesso come sei vestita in questo istante? In questo istante come sei dico, sono vestita, la maglia quella lì di lana e poi sopra c'è un pile e io sto bene così perché già prima mi sono attaccata un po' riscaldamento, 10 minuti, sto bene. Allora, tu in casa, in questo istante, hai una maglia di lana e anche il pile, sì, giusto? Sì, sto bene, sì, sto okay. Bene così. Ok, quando esci, il tuo abbigliamento come cambia? Perché adesso... Ah, beh, sì, allora dimmi. Mi metto il piumino, poi c'ho il cappello. Tra l'altro stamattina ci sono temperature belle fredde. Perché mi stanno portando un pacchettino, non so che cosa sia. Vabbè, niente. Allora, dicevi. Ma i guanti, insomma, ti vesti proprio invernale perché stamattina c'era persino il ghiaccio dove sono io, dove abito io. E tu sei sempre. Ok, e tu a casa hai il termosifone, insomma. Sì, casa sì, ma quando esci, certo, bisogna vestirsi pesante perché. Okay, sì, però se a casa hai il pile e maglia. Tesoro, però se a casa hai il pile e la maglia di lana. Pile e maglia di lana. Sì. Ecco, quando poi esci, cos'altro aggiungi al pile e la maglia di lana? Piumino, cappello, il sciarpa, piumino, guanti. Cappello, wow. Sì, è perché mi fa vestirsi, fa freddo, siamo in inverno, allora. Mi fa vestirsi per forza. Ok, beh, grazie, mamma mia, siete tantissimi. Buona giornata, ciao tesoro, buona un bacione. A tutti, allora, buona giornata, c'è una domanda proprio per Marianna, buongiorno a voi, una domanda per Marianna. Come fai
a farvi le coccole con tuo marito se fa troppo freddo in camera. Buona giornata a tutti. Marianna, fai se vuoi spiegarci tutto. Allora, a parte che va bene, grazie Lucia che si preoccupa per abbiamo noi. Abbiamo optato come la coppia Brugarelli e Bonolis, quindi voi siete in camere separate? Sì, siamo in camere separate, però a differenza di loro noi al mattino al caffè almeno lo prendiamo. Quindi perché siete in camere separate? Allora, perché da quando mi sono fatta male alla caviglia, che per non disturbare mio marito, che mi alzavo al mattino, sai? Per venire qua da noi? Quando mi alzavo che avevo... male alla caviglia, certo. Gesso e tutto quanto, per non disturbare lui sono andata a dormire nella cameretta. Okay. Da allora niente, ho preso l'abitudine. Che si sta meglio senza il marito. Ma perché intanto lui russa e io anche, quindi ognuno russa in camere separate, quindi non ci diamo fastidio l'uno con l'altro. No, scusami, tu parla pure, io sto guardando la fotografia che ci hanno inviato, insomma, in questo istante c'è un cagnone enorme che sta dorme con noi in televisione, bellissima. Per quanto riguarda le coccole, rispondo lì alla signora, ogni vi incontrate ci si poi sì, ogni tanto strada. Cosa ti vedo a metà strada. Lucia, brava per aver fatto, ma è tristissimo. Ma non è vero, è bellissimo. Ma anche a me è successo, è una cosa del genere. Allora, ho il letto tutto per me. Ma come è meraviglioso? Meraviglioso, fidati. Sono un po' contrario. Specialmente al risveglio. È meraviglioso. No, spiegami perché. I risvegli sono sempre un po' personali, un po' strani, no? Allora, meglio trovarsi dopo essersi svegliati dopo un quarto d'ora. Perché cosa hai sognato? Perché forse non la riconosci. Non è romantico il risveglio. Al mattino hai anche l'argomento, no? È abbastanza freddo il mio risveglio. Ma sei antipatico al tuo risveglio? Sì, anche durante la giornata poi mantengo. Poi al mattino quando ti incontri hai anche motivo, insomma, per parlare. Cosa, cioè, come stai? Cosa hai fatto cosa stasera? Insomma, hai dormito tranquillo. Cioè. No, vabbè, già ci sono le coppie, ognuna a casa propria. Persino grande Marianna hanno scritto, spiegatemi perché grande Marianna è l'amica. Perché così si trovano gli equilibri. Ah, perché un matrimonio terminato, ma finito? No, ma assolutamente no. Si riaccende la coppia così. Ma non dire parole tu, il senso. Ma è anche sborsare un rito, cioè questo rito di dormire insieme, mica vero. Ma la coppia, ma è così bello, insomma, ma no, allunghi il piede, perché... Ma non volete smettere di dire che la coppia è coppia solo perché dorme e poi non nello si parlano per tutto ma il giorno? Ma infatti, appunto... Ma che discorso è? Cioè... Sentiamo, ma vabbè, ma le camere separate, signori miei, sì, una volta non erano così. Siamo uno di fronte all'altro comunque. Antonio, perché hai il termo sinfonico alle valvole e tenerlo spento si paga sempre, perché... Dicono il 35%, poi alla fine si paga ugualmente tutto, quasi l'importo. È stata una grande fregatura le valvole. Io ne ho due spenti, ma pago sempre la stessa quota, 100 euro al mese. Buona giornata, Antonio. Io allora li accenderei, insomma. Buongiorno, Vladi. Dunque, la mia stanza è sempre col termosifone chiuso tutto il giorno. Nel letto... Dormo senza pigiama e lenzuolo e una copertina leggera, leggera, leggera. Quando si scende, la temperatura scende a meno 10, metto un plaid solo sui piedi. Vi auguro una bellissima giornata a tutti e un abbraccio. Ciao. Ma io vi voglio bene, ma non riuscirei. Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti voi. Io non riuscirei a dormire con la finestra aperta, proprio non mi viene solo freddo a dirlo. Quest'anno io sto patendo tantissimo il freddo, mi hanno detto che è dovuto anche al fatto che ho perso tanti chili, quindi non so se è vero, così dicono, quindi patisco di più. In casa ho la roba pesante. La mattina regge un attimo, perché ci sta, ma dormire con la porta aperta no, è proprio una delle torture che mi si possa fare se mi vuoi proprio male, insomma, quello no, assolutamente, non riuscirei mai.
E poi Vladi, non c'entra con questa cosa, ma volevo far presente e rendere pubblico che c'è in giro una truffa. Io ho cambiato il frigorifero, quindi ho messo in vendita quello vecchio, nuovo, ma era più piccolino, lo volevamo vendere. Ho messo l'annuncio, mi risponde subito un signore che si offre di venire a prendere quanto prima, che lui vuole farci un'assicurazione sopra per il trasporto, che mi farà portare dal corriere una busta di soldi che ricoprono sia il costo del frigorifero che un'assicurazione che farà lui. Però dovevo anticipare io i soldi dell'assicurazione. Allora, io dico alle persone di stare molto attenti, perché questo signore o signora, non lo so, perché poi non sai mai in internet chi c'è, ti dice prima che tu non devi tirare fuori nessuna lira, poi ti dice di cliccare sul link e mettere le tue credenziali, così tu paghi sui 100 euro, in quel caso mio erano 110 euro, lui ti dice che poi al corriere verrà a prendere il frigorifero con una busta di soldi dove ti risarcisce dell'assicurazione, ma in realtà ti prendi i soldi nel momento che metti il link con le tue credenziali e tu il frigorifero te lo tieni a casa, quindi oltre a non averlo venduto e non aver ricavato nulla, paghi un'assicurazione e una truffa. Quindi facciamo attenzione, perché poi mette anche nomi di corrieri che esistono ma con procedure inesistenti. Certo, fate attenzione. Io l'ho segnalata alla polizia postale e facciamo solo attenzione. Bravissima. Ok, ciao Vladi. Bravissima, chi c'è al telefono? Pronto? Buongiorno, buona mattina. Ciao Vladi, sono Massimo. Buongiorno Massimo, buona mattinata. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buona mattinata Massimo. Insomma, la tua giornata è iniziata con le finestre aperte, come è iniziata la tua giornata? Ma vedi, io ho trovato un modo, scaldo la casa in un modo fantastico. Come? Ho disegnato in camera da letto e dove mangio un cavinetto sul muro con le fiamme accese, no? E lo fisso e dico ah, come sono al caldo, no. Poi quando è troppo caldo gli tiro una tendina davanti. Io vi domando, ma come si fa a dormire senza riscaldamento? Ma uno si alza al mattino, dovrà pur lavarsi, vestirsi, oppure viaggiano vestiti col piumone e la tuta da sci tutto il giorno? Non Bravo. Ho capito. Allora Marco ci vive così. Allora, come, appena ti alzi dal letto, come no. Allora, dimmi. Lei alza la finestra un cicino aperta, ma io tengo il riscaldamento. Quando lei va a dormire, che mi abbassa il riscaldamento, cioè mi abbassa vuol dire che lei lo mette a 20 gradi. Io sono freddoloso, quindi a casa mia, anche se quest'anno mi farò mutuo, io tengo 21,5, okay. 22, perché io ho freddo. Lei me lo abbassa la sera, quindi io quando mi alzo io sono mi tolgo il piumone e sono proprio tutto congelato, anche perché io dormo con un pigiamino fine, perché non mi piace la roba pesante, non mi piace dormire. Non sei nudo come alcuni? No, c'è un pigiamino fine, okay, che uso fino a primavera, ma proprio roba fine, roba pesante, non mi piace andare a dormire. Quindi quando esco dalle coperte fa freddo, ma anche mia moglie ha freddo, perché io mi è capitato molte volte di svegliarmi quei 10 minuti dopo di lei e la vedo con la sciarpa, lo sciarpone addosso, che fa colazione, quindi anche lei sente freddo la mattina, però non lo ammette, cioè non lo ammette, no, dobbiamo dormire sempre, che le temperature non sono così alte, quindi teniamo 20 gradi, aspetta che 20 gradi non è basso, ripeto, però secondo me... Allora, io ringrazio, scusatemi, mi devo scaldare, così almeno, ecco qua. Ecco qua. Già, insomma, Massimo dice che dà senso di calore, giusto Massimo, il camino, insomma, anche disegnato, c'è cioè quello finto. Ecco, perfetto. Ecco, così perfetto. Almeno. Guarda Vladi, l'ho messo adesso... 3 settimane fa uno finto in camera, che ho cambiato okay. I mobili no, giusto no, per... No, perdonatemi, adesso mi ricorda nonna, mi ci piazzavamo là davanti, guardavamo il fuoco... Eravamo là a guardare il fuoco, questa cosa me la ricordo. Dimmi. Togli l'immagine, perché a casa mia sono fatti da 30 gradi, se no spengo la televisione. Allora, se sono arrivati così 30 gradi va bene, visto che ci insomma moltissimi hanno freddo dall'altra parte, se questa immagine ci può stare. Massimo, ma il dormire in camere separate, questi matrimoni di oggi, insomma, Luciano ha scritto bella idea a Marianna, il fatto che loro dormino in camere separate, ma tu che cosa ne pensi, queste nuove relazioni? Boh, non lo so, ma una volta non era così. Ma non è vero. Ah, era così anche una volta? Ma non te lo venivano solo a raccontare, non dappertutto, ma sai quante persone conosciamo che dormono così? Oggi, 2023, ma tra che non qualche hanno giorno. 20 anni o 30 anni, che ne hanno di più.
Ma perché si sono insomma messi pari passo con i giovani? Perché fa moda oggi probabilmente dire sono fidanzata a 70 anni. E no, insomma, ci sono quelli che dicono sono fidanzata a 70 anni, fidanzata. Capisco perché sei single. Che significa? Ma che significa? Bacino qua. Allungati, ma un pochettino di più, dai, mamma mia. Allora, perdonami, scusa, ritorna. Scusa, allora. Massimo, stiamo facendo le nostre cose. Al mattino, ma adesso sei proprio scomparsa. Adesso chissà chi c'è da quella parte. Vedi, separati allora. Si può fare comunque, vedi? Ok. Con la tecnologia. Si può fare veramente tanto. Grazie che mi fate sorridere, a casa mia fa freddo, ma perché non ho la possibilità di accendere gli scaldamenti. Buongiorno, vi seguo sempre. Questo è il messaggio di Sandra. Buongiorno Sandra. Massimo, oggi si guarda, insomma, si fa più attenzione, vero? In questo periodo. Ma riguardo al riscaldamento? Sì, la povertà, se ne parla anche oggi sui giornali, insomma, questa mattina. Insomma, ecco, quando io leggo i titoli, possiamo guardare, insomma, e questa mattina ce ne sono diversi anche, ecco qua. Quando io leggo questi titoli qua, i nuovi poveri, a me sapete che mi fa star male. Ecco, perché qua in questo momento si sta parlando della nostra generazione, di noi, le nostre famiglie. Aumentano le famiglie che non riescono a pagare le bollette. Caritas e Comune cercano soluzioni. Questa è la pagina di Vercelli della Stampa, pagina 43. 40 le persone ospitate negli 11 alloggi Caritas a Vercelli e altre 19 a Casa Colombo. 160 le persone che in un solo giorno si rivolgono all'emporio della solidarietà. Ecco, i nuovi poveri. Leggere questo titolo, come ti fa stare, Massimo, questi titoli di giornale che passano anche dietro di noi, insomma, questa mattina, come ti fa stare, Massimo? Ma sicuramente non mi fanno stare bene, però mi fa stare peggio il fatto che passano i titoli di giornale, se ne parla, ma poi fondamentalmente cambia ben poco e non c'è neanche la possibilità di cambiare, perché che se ne dica, tutto questo lavoro, tutto questo grande ricerca di persone, mi facciano vedere dov'è. Ecco. Cioè, una volta, io mi ricordo quando ero piccolo, succedevano dei momenti di crisi, però sì, avevi comunque possibilità di rifarti in qualche modo. Perché, che ne so, perdevi lavoro in fabbrica, ma magari andavi ad aiutare dei muratori, andavi a fare, più o meno ti barcamenavi. Adesso, per chi sta in città specialmente, sei lì, fermo. Cosa fai? Ti iscrivi ai centri per il lavoro? Ecco, però questo, Massimo, perdonami, una volta, facendo sempre questi esempi di una volta, ed eravamo noi a cercare lavoro, era molto più semplice perché eravamo giovani. Ecco, c'era questa nostra età giovane, come ancora oggi, perché ancora oggi c'è la ricerca di persone giovani, dove a un certo punto però dell'età non vieni più considerato. Ecco, una volta com'era per gli adulti di una volta? Era come oggi? Ecco, papà di una volta, il nonno di una volta si ritrovava all'improvviso senza lavoro? Ecco, La povertà di una volta, l'uomo adulto di una volta, riusciva in qualche modo a risanare quella situazione familiare? Perché noi eravamo giovani, eravamo piccoli, a 18 anni ti prendevano, a 20 ti prendevano, ancora oggi, insomma, a 18-20 anni ti prendono, insomma, ci sono bar, ristoranti, aziende che cercano giovani, ecco. Però poi quando inizi a diventare, a superare i 40, i 50, la situazione è complicata e difficile. Certo, è proprio lì il problema, che parlano di introdurre nel mondo del lavoro, però sento solo sempre al massimo 35-36 anni, e gli altri che devono fare? Ecco, cioè una volta com'era? Ecco, pensando ad una volta,
com'era? Ma c'era molta più manodopera una volta, molta più richiesta. C'erano molti, e adesso c'erano non c'è mestieri. Più. Adesso non come ieri. Ma adesso c'erano ma molti sono... mestieri, imparavano tutti un mestiere, la maggior parte aveva un mestiere. Ma oggi non si fa più? Ecco, oggi studiano un po' tutti e fino a 26 anni sono ancora disoccupati, tranne qualche caso abbastanza isolato. Io conosco pochi ragazzi che lavorano a 22-23 anni, studiano tutti. Quindi è cambiato moltissimo. Perché una volta c'era la possibilità, perché chi non ha la possibilità anche sì, se ma c'era oggi però, è tecnologia. Però oggi il genitore si sacrifica moltissimo per il proprio figlio. Ci fa 2-3 lavori addirittura per mantenere la famiglia. Dai. Cosa Clara? No, il genitore si è sempre sacrificato, adesso se vogliamo tornare proprio indietro. Sono ovviamente cambiate tante cose, non c'è, sembra banale dirlo ragazzi, ma è cambiato proprio il mondo del lavoro, sì. E quindi cioè, l'analisi diventa molto più complicata se stiamo sul superficiale, però di fatto ha ragione Massimo quando dice il discorso è le parole, ma quando tu a una figura che ha 50-55 anni, che è troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchio per lavorare, non dai delle possibilità. Cioè non è la Caritas che ci deve pensare, santa e benedetta polenta. Cioè c'è proprio un sistema che è da cambiare, non va bene. Certo. Non va assolutamente bene. Questo. Dovrebbero dare la possibilità alle aziende anche di avere gli sgravi, sì, su assunzioni, come dire, di un'età maggiore. Altrimenti non andremo da nessuna parte, conteremo veramente sempre di più poveri, sempre sì, di più, però, e non va bene. E non va, bene. Che si ritiene una società... Allora, oggi, e lo chiedo anche a voi, Massimo, ti è capitato in questo periodo di chiedere lavoro, di cercare lavoro, di bussare a qualche porta? Ti è capitato, è successo? Allora, ci ho provato con le tecniche... di una volta, cioè porta a porta, diciamo, cioè perché l'età è quella che è, non ce n'è. Ci ho provato con le nuove tecnologie. Aspetta che ti ho perso. E io sono ben oltre quel limite, che dico un anno o due in più, chiude un occhio. Per cui, sai cosa mi sento io? Mi sento che mi sono fatto un mazzo tanto per 40 anni, sì, sì. Poi un bel giorno mi hanno preso, mi hanno buttato in mezzo a una strada, sì, e praticamente adesso dovrei nutrire. Massimo, spostati perché il telefonino prende poco, il tuo telefono prende poco, spostati da qualche parte dove come prima ti sentivamo meglio. Allora, ti sei sentito buttato in mezzo a una strada? Adesso non so se mi senti meglio. Adesso sentiamo bene, grazie. Okay. Allora, hai detto mi sono sentito buttato in mezzo a una strada. Tu hai chiesto, ti sei proposto e cosa è successo? Ma certo, ti dicono sì, le sue competenze sarebbero anche più che buone, però gli anni ci sono e finisce lì. È quello che mi fa ridere adesso che vogliono formare la gente. Ma chi vuole che mi formano a me quando ho finito di formarmi? C'ho 62-63 anni, ma chi mi prende più a lavorare? Cioè, signori, qui bisogna mettersi in testa che io lo dico senza cattiveria, facciamo partire i giovani a lavorare, i vecchi li mettiamo in pensione come si mettevano una volta e si riprende il ciclo, la catena che hanno interrotto, che adesso non sanno più come saldare. Perché tutto però abbiamo punto. Anche esagerato una volta, perché andare in pensione a 45 anni o 50, no, cioè, queste pensioni devono essere pagate da qualcuno, insomma, passiamo da un'esagerazione all'altra. No, io non intendevo andare in pensione a 40 anni. Però una volta lo facevano. Quello. Aspetta, guarda che una volta lo facevano, quelle pensioni lì sono state pagate da tutti noi. Nel tempo, ma non si. Era un assurdo andare anche a quell'età di comuna minima. Non intendevo i 40 anni, io intendevo andare in pensione a 55, 50. Cioè, adesso io vado
metti che vado in pensione a 67 anni, ok? Sì. Però non ho raggiunto gli anni necessari per avere una pensione degna. Sì. E allora io vado a 67 anni, sono giovane, vero? Giovanissimo, dopo 40 anni di cantiere sarò un grillo che salta. Quanto mi rimane da vivere? Perché il cantiere, 20 anni, 15 anni. Il cantiere consuma molto di più di un lavoro di ufficio. Insomma, la, no. Chi parla è vero. A certi livelli certo. Dovrebbe provare magari. È vero. Ovvio. Ma infatti vero. Bisognerebbe andare in pensione in base al lavoro. Se il lavoro è usurante, cioè in cantiere, esatto. In cantiere sopra i 55 anni inizia già a diventare dura. Cioè bisognerebbe andare in pensione in 55 anni. Sei anche un peso perché non sei più efficiente come un giovane. E quindi cioè, certo, un tetto. No, poi sono dei rischi, no? Certo, certo. Alcuni lavori dovrebbero avere un tetto, 60 anni basta. No. Insomma, alcuni lavori, sì, ecco. Alcuni lavori. Però poi almeno uno si reinventa lavori. Molte volte, faccio il inizio no. A andare a lavorare in cantiere perché non trovo altro e allora ecco che mi trovo in cantiere, vorrei fare ma sono scelte obbligate per non rimanere... Per non rimanere a casa e sulle spalle dei una volta dei, che andava in cantiere aveva anche il mestiere, imparava un mestiere che è servito anche a... Però a 60 anni non puoi rendere come di 20 anni. No, sicuramente. Rischi di farti male anche. Sì. Oggi Massimo cosa fai oggi, in questo periodo? In questo periodo mi sto arrangiando un po' come posso. Mm. Okay. Ma non è che ero riuscito a far qualcosa... Sai che te l'ho detto che facevo un po' da badante, il camionista badante. È vero, me l'avevi raccontato, ti eri reinventato il camionista badante. Però adesso è finito, purtroppo. Ci sono state, la persona che guardavo non è più, l'hanno dovuto portare via e... Ho capito. E allora... Di nuovo. Ecco, come è stato reinventarsi nel camionista badante? Ecco, com'è stato reinventarsi in quello per te? Come ti sei trovato in quella figura che non era tua? Ma ci ho messo tutta la volontà e poi comunque sono un po' portato io a, diciamo, a curarmi del prossimo, no? Quindi non è che ho faticato più di tanto. Certo che avrei preferito continuare a fare il mio mestiere. Certo. Era il mio, sapevo bene cosa fare, sapevo come muovermi, ero nella mia zona di comfort, come si usa dire al giorno d'oggi, invece ne sono dovuto uscire. E sì, l'ho fatto e lo rifarei. Sono scesivi, vedi, lì si sono fidati perché mi conoscevano. Aspetta solo un attimo, Massimo, aspettami un attimo che devo andare in pausa. Restate con noi, a tra poco.
Torniamo insieme, torniamo in diretta. Intanto buona mattinata, buona giornata. Ci sono i vostri messaggi, siete tantissimi. Hai ragione Clara, e cosa dire di chi non ha mai versato nulla e prende la pensione? Io ho versato 48 anni di contributi da autonomo e non raggiungo 1000 euro, va bene così, non quelli, va bene così con quelli di mia moglie, ci riteniamo signori, ha scritto nel messaggio. Buongiorno Luciano, buona mattinata, buona giornata, ecco. Torniamo un attimo dal camionista badante, che ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Ecco, quando ha fatto presente: io sono portato ad aiutare gli altri, per questo a me la cosa non ha pesato. Massimo, complimenti veramente per quello che hai detto, perché non sono moltissime le persone che dicono io sono portato ad aiutare gli altri. Sono veramente pochi, pochi, pochi quelli. Ma vedi, io quando mi confronto con altri, sì, e vedo che hanno delle difficoltà, penso a delle difficoltà che ho avuto anch'io, no? E a come le ho superate, e allora automaticamente posso usare un termine, me li prendo sotto l'ala e cerco di guidarli in una direzione che secondo me è giusta. È caratteriale questo. Io, se vedo una persona soffrire, non riesco a lasciarla lì, che sia anche uno che soffre perché si è fatto del male volutamente, no? Nel senso che trovo uno che esagera nel bere, ad esempio, e se ci mettiamo lì a parlare, dopo 5 minuti comincio a riprenderlo, comincio a spiegargli che forse è così, che forse non è così. E qualche volta ho anche avuto dei riscontri dove, non dico che abbiano smesso, un po' si sono limitati un po', ecco, in questo. Sono tutti piccoli aiuti che uno dà, però vedi, per fare certe cose devi comunque aver vissuto una vita, secondo me, intensa. Avere, non parlare di esperienze che non hai avuto, non parlare di cose che hai sentito dire, devi averle viste, passate. E allora poi sì che capisci cosa vuol dire la sofferenza, capisci e veramente riesci a metterti, a immedesimarti nel prossimo, ecco. Bravo Massimo, e veramente complimenti. Insomma, perché ripeto ancora una volta, ecco, non tutti sono così, anzi ci sono quelli che si chiedono ma per quale motivazione lo fa, avrà un suo tornaconto, perché altrimenti non lo farebbe, e ce ne sono tanti, e ce ne sono veramente tanti. Grazie Massimo, ciao, buona mattinata, buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata, ma che bello parlare con voi. Allora, buongiorno Vladi, non è questione di lavoro usurante, da chi lavora in ufficio o in cantiere, la differenza sta nel fatto che in ufficio non è rischioso come chi lavora sulle impalcature, ha scritto. Allora, è meno pesante. Fisica. Anche la fatica fisica, ma non scherzare, ma c'è una differenza. Ad alzare una penna a, non so, tirare su materiale, dai, su, anche quello c'è, ma perché? Certo. Allora, al di là del caspita della sicurezza, che è una cosa mica da niente. Allora, buongiorno cari, i miei genitori si sono sacrificati tanto per me e mio fratello, hanno fatto tanto, io per mio figlio non riesco a fare nulla, non riesco nemmeno a comprargli una macchinina, e ne faccio di sacrifici, e oggi è tanto più difficile costruire qualcosa. Io ho un lavoro con contratto co-co-co e ho 55 anni. Sì, bravo Massimo, ha scritto un abbraccio. Vedi, vorrei comprare una macchinina a mio figlio, 55 anni, anche queste cose. Come siamo cambiati? Pronto, buongiorno, buona mattina, buon risveglio. Pronto? Buongiorno Vlad, sono Chris. Ciao, ciao Chris, buona mattinata, buona giornata. Casa tua è calda o fredda? Insomma, dormi in camere separate? Ho freddo, cioè, con i cappotti. Come con i cappotti? Sei con i cappotti? Sì, mi sei rotta la praticamente la scaldacqua, quindi devo ripararlo.
Ok. E allora, ma tu dormi anche con le finestre un po' aperte, come stavamo dicendo ad inizio trasmissione, come per quanto riguarda Marco, che la moglie vuole dormire con lo spiffero d'aria, ecco, che è importante quello per cambiare, oppure come Marianna che dorme con il marito in camere separate, oppure come Clara che vivono completamente in case diverse. Insomma, vedi, le ho veramente allora, per tutti i gusti questa mattina, non mi manca nulla. E dimmi? Ho la mia mania, praticamente ho lascio la finestra della cucina leggermente aperta perché ho paura che ci sia una fuga di gas. Ok. Leggermente è una mia mania, è una mia fissa che ho, quindi siamo a posto. Sì, ma pure entra in cucina. Scusami, però entra aria fredda. Lo so, però è meglio morire di freddo che morire soffocati da gas. No, però non mi insomma. Meglio morire. Se uno deve morire, può scegliere. Ma io non capisco, è Cristina che perché diventa poi una paranoia questa, sì, proprio. È già una paranoia. Infatti, è un po' come quelli che prima di mio marito, ad esempio, non esce di casa se non controlla tutto quanto, no? Quindi certo. La stessa cosa. Poi rientra per vedere se è controllato prima. No, a volte succede. Ma ho controllato il gas, o ritorna indietro. Sì, ecco, sì. Ma io infatti controllo tutto, soltanto che è una mia mania che ho, quindi che mi apposto. È una tua mania che hai. Ho capito. E dormi in camere separate con tuo marito per caso? No. È l'unica cosa che non farei mai di dormire in camere separate. Si sta troppo bene quando di sto periodo col caldo dell'altra persona che ti sta accanto, così gli ficco tutte le parti fredde sotto di lui mi riscaldo io. Ah, ok, lo usi come termosifone tuo marito? Sì, infatti sì, si arrabbia come una cosa indescrivibile, però va bene così, ci vogliamo bene proprio per questo. Ok, insomma, il bene anche è quello. Un bacione enorme, grazie Cri. No, grazie, ti volevo ancora solo dire al signore che anche noi abbiamo avuto la nostra piccola esperienza. Massimo mio prima. Marito si è reinventato a 49 anni comunque. E cosa ha fatto? Come si è reinventato? Come ci si può reinventare? 49 anni, come ci si allora, può reinventare? Non so, tu praticamente ci conosciamo da un bel pezzo, la mia storia te l'ho raccontata. Praticamente con gli ultimi soldi del TFR, dell'ultimo lavoro, ci siamo aperti una partita IVA, 49 anni. Insomma, e si è reinventato diventando una partita IVA. Sì, perché praticamente facevamo la stessa fine del signore, che a 60 fischi anni non sa dove sbattere la testa. Vabbè che adesso io mi lamento un'altra volta, nel senso che ci sono tante cose da pagare, però sì, si lavora. Okay, ecco. E cultura, poveraccio, allora io ti faccio solo questo esempio. Aspetta, è vero come scrive Laura? Nel 94 in pensione a 54 anni. Sì. Mio marito a 54 anni deve lavorare fino ai 70 per avere un minimo di pensione. Non so neanche se ce l'abbiamo la pensione. Ho capito. Nel senso che cambiano legge ogni minuto. Allora, c'è Laura che scrive: a qualsiasi età si chiude una porta, si apre un portone. Sì, guarda, io ti ho detto, meno male che abbiamo fatto questa scelta, perché il lavoro ce n'è anche tanto, nel sul senso che sito. Lavora come una bestia mio marito, a 54 anni infatti si sente tutti gli accecchi dell'età praticamente, perché fa un lavoro usurante come faceva, non come il signore nei cantieri, sì? Però quello che fa lui è usurante, è bello pesante. Ho capito. Grazie Cri, grazie mille, un abbraccio. Buona giornata a tutti, ciao, un bacione alla Clara, mi raccomando, non me la trattare male. Ma no, Clara, ci stavamo baciando prima a distanza, perché lei tanto è abituata a queste cose a distanza. Un bacione, grazie Cri. Vladi, per scaldarci, io e mio marito dormiamo insieme con la nostra gatta e la nostra cagnolina, sono tutti quanti insieme. Allora, domani saremo insieme, anche domani mattina svegliatevi con noi. Allora, cosa c'è scritto? Noi dormiamo in camere separate, ma un po'
di astio c'è, ho sentito solo per il motivo che lei ha deciso così, non ci sono abbracci e non c'è, no, c'è astio, che brutta cosa. Antonio, oggi ho 67 anni, ma vi posso garantire che ho iniziato a lavorare a 13 anni, ho iniziato in cantiere, in fabbrica e dappertutto, barista, lavaggista. E cosa non ho fatto? Di tutto e di più. In cantiere portavo due buioli di calce a 13 anni, poi sono andato a lavorare in fabbrica, ho avuto due negozi, portineria ho dovuto leccare, non vi dico, e ne ho fatte tutto di più, mi volevano tutti bene in portineria, davo il bianco, aggiustavo le molle e le vecchiette, se va via lei andiamo via noi, ma alla fine non serve a niente tutto quello che fai. Ho fatto volontariato, la mia vita è stata dura, adesso se cerco un lavoro umile non lo trovo, perché ormai anche nel cantiere davanti a casa mia che stiamo facendo la facciata sono tutti stranieri, gli italiani non sono più buoni a fare niente. Buona giornata Antonio. Siamo andati a finire proprio male. Antonio, buongiorno. Stanno facendo i lavori nel mio stabile oramai da un po', però ci sono dei ragazzi veramente molto giovani, bravi, che salutano, che ti dicono anche grazie, insomma, che dovrebbe essere normalità, normalità, però che invece non è così. Sono italiani, sono tranquilli, ma che ti dicono grazie, ecco, perché tu stai uscendo, lasci il portone aperto, grazie. Ci sono alcuni che ti passano davanti, nemmeno, vabbè. Yeah. Vladi, io sono per il riscaldamento a palla. Pavimento riscaldato 23/24 gradi. Ma tanto, guardate, io nell'altra casa ho lasciato, praticamente non ci vivo, vabbè, una casa che non ci vivo, e i termos staccati ho pagato uguale. Cioè, io ho guardato le spese condominiali, cioè, ho pagato uguale. Quindi, ragazzi, per morire di freddo e pagare, state al caldo, che almeno non è una vita proprio di M. Però vi posso garantire, completamente staccati, io ho pagato uguale. Allora ho detto, sai che c'è? Allora, pagare per pagare, almeno me la godo. Tengo la casa calda. Dicevi, Clara? Dicevi? Ma non è proprio così, nel senso che se tieni, hai un minimo, una base che paghi in tutti i modi, anche se la tua valvola è a zero. Un 30% mi sembra. Cioè, esatto, però non è vero che paghi uguale. Intanto le rate di questo anno noi le paghiamo e poi avremo il consuntivo, quindi in base a come regoleremo le nostre valvole. Ma non è proprio così. E fosse così, guarda, fai una verifica, perché c'è qualcosa che non va. Perché insomma, non funziona. Una bella così. Riunione condominiale, giusto? Io sono abituato ultimamente. Ok, e cosa succede nelle riunioni condominiali? Cosa capita? Si cambia l'amministratore. si cambia. Poi se paghi così, sì. Poi ci sono quelli che fanno le riunioni all'insaputa di tutti, sì, sì. Insomma, i quattro condomini che fanno la comunella. No, all'insaputa no, quello no. Il caposcala. Avvisi, sì, il consigliere della scala. Comunque no, diceva questo amico che ha scritto, questo telespettatore, guarda, non funziona così. Se la metti a zero hai comunque una base, perché tutti, cioè c'è un discorso di circolo, insomma non entriamo nel tecnico che tanto non ne capisco nemmeno niente, ma cerco di farmelo spiegare. Però non puoi pagare come sempre, se hai, è come se tu avessi 23 gradi, che sono tanti. Beh, cioè, io ho chi vive a casa con 16 gradi, sono molto freddolosa, ma visto l'andazzo non più di 16 gradi in casa. Ecco, l'Italia sta diventando terzo mondo, pochi ricchi, tanti poveri, ceto medio non esiste più. Allora, lavoro dove? Pochi ricchi? Paghe e pochi ricchi, tanti poveri, ha scritto, sì, così. Allora, paghe da fame, il minimo sindacale non con cui a malapena sopravvivi. Chi c'è? C'era il telefono. Allora, poi ancora devo andare a salutare anche Dani da Novara, buona mattina, che ha scritto 300.000 messaggi. Insomma, e poi mi chiede perché non leggo, li posso leggere tutti. Allora, ciao Vladi, a te e tuoi ospiti, le finestre aperte mai, ho i termosifoni spenti di notte, la finestra è chiusa, se mi alzo di notte congelo, sto al calduccio, io
io sotto le coperte, in casa la temperatura è di 19 gradi, ecco, sei bellissimo, wow, ma la signora è nata in Siberia che dorme anche sotto i 10 gradi, io accendo il riscaldamento, appena sveglia, parte a 17 gradi, arriva a 19, ho solo una camera, quindi non ho alternative, ha scritto. Ho scritto Vla, ma è Vladi perché senza volere si è cancellato la D, non no. È un diminutivo di Vladi, tesoro mio, Dani, kiss, kiss. Vladi mi piace tantissimo con la giacca bianca e la maglietta e blu scura e nera. Mio marito dorme nel suo angolo, i piedi me li scaldo da sola. La mia cagnolina dorme sul divano sotto una trampunta. L'ha scritto Dani, che noi andiamo a salutare. Ecco, per questo Dani da Novara, buona mattinata. Buongiorno Vladi, ho lavorato 24 anni in fabbrica con l'amianto, sono andato in pensione con la categoria tessile e prendo 1200 euro, ha scritto. Sentiamo ancora le vostre voci. Vladi, ancora Marghe, perdonami. Mia figlia lavora in regola da quando ha 14 anni, in pratica 53, ha 38 anni di lavoro e diversamente. Ed è però è stata assunta come commessa in un supermercato. E però lei non fa la commessa, fa la scaricatrice di porto perché lavora nella frutta e la verdura e quindi scarica cassette dalla mattina fino a quando smette di lavorare. Infatti a 53 anni è più piena di dolori lei di me che ne ho 80 e non potrà andare in pensione con un lavoro usurante, anche se il suo lavoro è usurante, perché è stata assunta come commessa e non si tiene conto che se anche una commessa continua a scaricare cassette della frutta, della verdura e tutto quello che c'è. Perciò adesso c'è la legge che a 41 anni di lavoro si può andare in pensione, ma bisogna averne 62. Fatti il conto, lei ne ha 38 e ha 53 anni, dovrà lavorare fino a quando, perché è in pensione quando avrà 41 anni di lavoro, non potrà andare. Quindi è tutta una cosa che non si può dire. Certo, a 62 anni quanti anni di lavoro ha? 44 o 45, non sto a fare il conto. E però non può andare né per il lavoro usurante né anche perché è andata a lavorare troppo giovane. È tutta una catena che gira e rigira. Ma mio marito invece, quando è rimasto senza lavoro, si è inventato un lavoro, è diventato orologiaio, te l'ho già detto, lavorava come orologiaio a Torino ed era molto apprezzato, ma mio marito era una cosa speciale, non tutti sono come lui. Ciao Vladi, sempre Marghe che rompe le scatole. State bene tutti, io continuo a avere un freddo da cane, perciò ritorno nel letto un'altra volta. Quanto è bello quando dite mio marito, ecco, quando apprezzate ovviamente il vostro marito, il vostro compagno. È bellissimo secondo me quando c'è questa parola in più. Stefano, com'è secondo tu che parli d'amore, insomma, le tue poesie? Però sono single. Sì, sì, però sentire queste situazioni con me. Sì, sicuramente sono cose gradevoli, piacevoli, belle. Insomma, sbaglio sei single da troppo tempo, visto che insomma. Ma io per single intendo che non convivere, cioè quindi non frequentare la stessa single. Persona. Sì, due anni. Due anni. Ecco, sì. Però eri abituato ad avere sempre. Ho sempre avuto compagna, moglie, eccetera, eccetera. Insomma, qualcuno al tuo fianco c'è sì, sempre sì. Stato. Chi c'è al telefono con noi? Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao Vladi. Buongiorno. Sono Giuditta. Ciao Giuditta, buona mattinata. No, mi presente. Buona giornata, ciao. Giuditta, ma che buona bello. Buona giornata. Giuditta. Volevo salutarvi tutti. Ma a casa tua ci sono i riscaldamenti accesi, li accendi, dormi con le finestre aperte? Certo. Come certo. Dormi? Insomma, dormi con le finestre aperte, per caso? No, le finestre chiuse. Oh, ok, ok. No, però dentro il mio 20 gradi.
Hai 20 gradi in casa, ho capito. Ecco, tu vivi da sola perché non hai nessuno, non hai nemmeno il problema di ciò che stiamo anche trattando questa mattina, perché da una finestra aperta siamo riusciti ad arrivare ai rapporti di coppia. Cosa ne pensi delle coppie che vivono nella stessa casa però in due stanze differenti, il marito in una stanza, la moglie in un'altra? Non posso giudicare, io ho sempre dormito con mio marito. Ecco. E perché? Perché ovviamente, perché è bello anche svegliarsi insieme, giusto? Sì. Ecco. E queste nuove coppie, poi Clara mi ha detto che non era così, perché anche una volta, insomma... Ma non te lo venivano semmai a dire. Ah, non te lo venivano a dire? Vabbè, mio... Può essere. Vabbè. Una volta addirittura nelle famiglie di molti anni fa, cioè, erano anche numerose, quindi tanti figli, i figli dormivano addirittura, non c'era lo spazio per farlo, oggi c'è, perché magari erano in tre o quattro e i genitori magari in letti separati o tutti insieme, cioè, cosa c'entra? Sempre comunque si volevano bene, cioè, non è che perché una coppia dorme insieme. Poi vabbè, a parte il messaggio che abbiamo ricevuto, quello è un altro discorso, il fatto che non dormono insieme è tutto per un'altra ragione, però insomma, non cambia assolutamente nulla. Una questione, cioè, di comodità. Sì, però l'amore dove lo mettiamo? Allora stiamo insieme tanto per un fatto fisico. Ma non si misura così l'amore. Per esempio, ma non lui è russa così. E lei sono leggero, non possono, cioè, non possono convivere nel sonno. Esatto. Il fatto che io leggo tutta la notte, guardo la TV tutta la notte, mio compagno no, ma perché devo imporre un televisore, luce accesa del comodino? È una questione anche di rispetto, ma non si misura l'amore, la stima, l'affetto solo perché dormi assieme. Anche solo leggere un libro, a mio marito ad esempio dà fastidio che io tenevo la, per dire, la, perché non riesce a addormentarsi con la luce accesa. Ognuno di noi ha delle le sue esigenze. Però la coppia è compromesso, se tu hai la luce accesa, tuo marito porta pazienza, come se tuo marito ha la televisione accesa, tu porti pazienza, anche a me capita. Ho capito, porto pazienza. Ma una volta sì, perché c'erano le camere in casa, ora ce n'è, una volta ma non c'era nemmeno c'era il televisore, non c'era neanche il televisore, esatto. Oggi sono più alternative, quindi le sfrutto. Ma certo, e qual è il problema? Che male c'è? Perché uno deve sentirsi additato o comunque sotto processo perché dorme in un'altra stanza? Ma poi che io male mi sveglio c'è? Molto presto, quindi cioè, devo accendere la luce. Sono quelle solite retoriche. No, ragazzi, però poi ci lamentiamo che le coppie stanno cambiando, che le relazioni non sono più quelle di una volta. Ci si lamenta per questo, ci si lamenta. Ma no, non dormi insieme nello stesso letto, ma poi tutto il resto è uguale. Non cambia nulla. Vabbè. Allora, Giuditta. Ma io ti devo dire una cosa. Amore mio, dimmi tutto quello che vuoi. Ha ragione Clara. Perché se adesso avessi il marito, devo cambiare camera, perché io ho tutta la notte la TV accesa. Mi giro di qui, mi giro di là. Non farei nulla. Turberei tanto, ma tanto. Uguale io. Allora, sì. No, con la TV accesa, la luce accesa. Il sonno la è sacro. La luce al televisore ognuno, acceso tutta notte. Grazie mille, un abbraccio, grazie ciao, ancora. Un abbraccio a tutti, ciao, un abbraccio. Ciao Giuditta. 333-156-5646 il numero a vostra disposizione, ci sono una marea di vostri messaggi. Noi adesso andiamo anche a sentire, perché ci colleghiamo telefonicamente con una scrittrice, parleremo di un delitto anche. Allora, buongiorno Vladi, quello che vive con me ha 58 credo anni e lavora da quando aveva 14 anni, alla 104 di sua mamma, è in graduatoria per andare in pensione, lavora in una cava ma non è un lavoro usurante. Noi dormiamo in letti separati perché lui vuole la televisione accesa tutta la notte, io no. La scelta lui pur di avere la televisione accesa. Buona giornata. Però è tristissimo quello che vive con me.
Vabbè, questo è un modo di scrivere. No, felice, però voglio dire, non giudichiamo da questo, ha scritto solo. No, Clara, perdonami. Allora, c'è scritto quello che vive con me. Insomma, quello che vive con me. E sto dicendo, non è felicissimo il modo con cui ha scritto, ma la persona che vive con lei è... Ma sì, mio compagno, il mio fidanzato, mio marito, un mio amico, insomma. Come si chiama che ha scritto? E non l'ha firmato, ma per fortuna, insomma, una che scrive quello che vive con me mi mette tristezza. Scusatemi, secondo me ciò che uno scrive è anche importante. Anzi, posso fare una cosa? Infatti. Così la presentiamo e poi andiamo in pausa e poi parliamo con lei. Buongiorno a Laura Fezia, buona mattinata, buona giornata. Buongiorno, buona mattinata a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie, grazie mille. Tra pochissimo entreremo insomma anche tra le pagine del suo libro. Ecco, 7 dicembre 1921. Andiamo un po' indietro negli anni, un sì, po' oltre tanto. Un secolo, insomma, è, diciamo un secolo e un anno oggi. Ecco, esattamente, un anno, insomma un secolo e un anno oggi. Esatto. Andiamo a parlare della nostra Torino, vero? E andiamo a parlare di uno stabile che si trova in via Nizza numero 9, giusto? Esattamente, davanti alla stazione di Porta Nuova. Di cosa parleremo tra qualche istante, visto che andiamo in pausa? Di cosa parleremo, Laura? Parleremo di un delitto. Parleremo di un delitto. Un duplice omicidio. State lì con noi tra pochissimo insieme a Laura Fezia, ne parleremo. Laura, stai lì con noi, a tra poco. Certo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta nel nostro salotto di Cosa Succede. 7 dicembre 1921, in un appartamento borghese dello stabile di Via Nizza numero 9 a Torino, vennero rinvenuti cadaveri della 65enne Carolina Cogo e la sua dama di compagnia. Laura Fezia, ho ricordato bene? Giusto. Senz'altro, è proprio quello che è successo. Intanto solo guardiamo poi insieme. Ci sono stati molti sviluppi. Ecco, ecco qua, insomma, stiamo guardando insieme. Laura Fezia, Torino 1921, un delitto quasi, tra parentesi, perfetto. La storia vera del caso Cogo. Laura, come sei entrata in questa avventura, insomma, in questo mondo, in questo delitto? Perché? Ma io ho sentito parlare di questo delitto da quando sono nata, si può dire, sì. Perché il giudice che emise poi la sentenza, una sentenza che fece scandalo nel 1924, era il mio bisnonno. Ah. E quindi, insomma, ne so molto più di quanto non ne sappia la cronaca di questo delitto. E infatti nel libro lo racconto. E bisnonno, il tuo bisnonno ti raccontava? No, il mio bisnonno io non l'ho conosciuto, me lo raccontava mia madre naturalmente. Cosa raccontava mamma? Cosa raccontava? Raccontava che appunto c'era stato questo delitto che aveva veramente infiammato Torino. Sì? In anni oltretutto, stiamo parlando del 1921, dal 1921 al 1924 quando si andò a sentenza appunto del processo. Sono stati anni molto, diciamo, trafficati per l'Italia, ecco, chiamiamoli così. Esattamente. E quindi la mia mamma mi raccontava di questo processo che era capitato al bisnonno per caso, perché in realtà erano alcuni anni, diciamo, già fin dal 1923, anzi, che si parlava di processare i tre imputati di questo duplice omicidio. Poi di rinvio in rinvio capitò al bisnonno e fu veramente forse il processo più importante della sua carriera, con tutti i colpi di scena che ci furono in mezzo, perché di colpi di scena ce ne furono molti. Cosa viene raccontato all'interno del libro? Allora, all'interno del libro viene raccontato tutto l'iter. Sì. Che come ho già detto fu ricchissimo di colpi di scena, anche perché questo delitto riguardava una famiglia piuttosto in vista del paese di Barge, e i tre imputati erano i tre figli del notaio Cogo. Sì. Che era uno delle personalità del paese di Barge. Il delitto avvenne a Torino perché la sorella del notaio, appunto, una delle due vittime, abitava a Torino in Via Nizza 9 e ospitava in casa sua i nipoti, due dei nipoti che erano a Torino per seguire gli studi. E poi c'è un altro personaggio che fu molto importante, che fu quella che i giornali dell'epoca, la stampa dell'epoca chiamava la servetta. Sì. Cioè Margherita Palmero, che fu colei che in un primo momento si disse scoprì i cadaveri, che sembravano le due donne sembravano essere morte per le esalazioni della stufa, ma sembrava solo, in realtà erano state barbaramente assassinate. Ecco una curiosità: sei poi andata tu in Via Nizza numero 9, in questo stabile, sei andata a curiosare? Certo, figuriamoci se non sono andata a ficcare il naso, solo che adesso è quasi tutto occupato da un hotel, un albergo che c'era già all'epoca, ma chiaramente era molto più ridotto, ecco. Sì? Sono andata e, insomma, dopo un secolo non è che siano rimaste delle tracce di tutto questo, però... lo stabile di Via Nizza 9 è sempre lì ed è testimone di questo duplice omicidio. Ecco, all'epoca cosa si raccontava proprio nella zona su Via Nizza? Fece scandalo non soltanto lì ma in tutta Torino. Poi la signorina Cogo era molto conosciuta non soltanto a Barge ma anche a Torino, proprio tu nella com'è zona che di li Via racconti Nizza. All'interno del libro? Come li racconti questi personaggi?
Li racconto attraverso quella che fu la cronaca della stampa, sì, perché le mie fonti sono appunto la cronaca della stampa dell'epoca, che era messo insieme più... tutto messo insieme con i racconti del bisnonno che mamma ti raccontava, con i racconti, giusto, del bisnonno, e con i racconti con le risultanze degli archivi della Certosa Reale di Collegno, perché ci fu una delle Margherita Palmera appunto finì nelle strutture manicomiali sì, di Torino, e degli archivi del comune di Barge, che sono stati cortesissimi e mi hanno messo a disposizione tutto il materiale di cui avevo bisogno per ricostruire proprio tutto l'albero genealogico della famiglia Cogo. Com'è stato rivivere, insomma, anche andando a sfogliare le carte dell'epoca? Com'è stato questo? Beh, per me è stato emozionante, decisamente emozionante, soprattutto andare a vedere gli archivi della stampa, sì, e a parte il caso Cogo, naturalmente mi sono dovuta vedere tutte le annate, diciamo, dal 21 al 24. È stato emozionante, per esempio, leggere alcune notizie di cui ho soltanto sentito parlare nei libri di storia. Quindi è stato veramente come se il passato mi venisse incontro, come se fosse attuale. Io consiglio sempre di andare ogni tanto, quando qualcuno non sa cosa fare, sì, vado a vedersi un po' dei fatti storici che sappiamo sono accaduti in quel momento, andarseli a leggere sugli archivi dei quotidiani, perché è veramente interessante. Insomma, ripercorrere un po' quello che è stato il nostro passato, che molte volte non è nemmeno tanto distante da noi. No, esatto. Vero? Anche perché, come torno a dire, quegli anni insomma furono anni caldi, ecco, per l'Italia, no? Certo. Ecco, questo Torino 1921, un delitto quasi, c'è, cioè, questo quasi tra parentesi perfetto. Perché sì, perché lo si volle far passare per una morte, per un incidente domestico, diciamo, e in realtà invece anche abbastanza maldestramente lo si volle far passare per quello, e invece si trattava di un duplice omicidio per questioni di interesse. Quindi le cose che fanno girare il mondo poi alla fine sono sempre le stesse. Sono, no? Sempre le stesse, questi interessi che sono interessi economici. Certamente. Ecco, sfogliando le pagine del libro, io non ho adesso qui il libro, se no inizierei a sfogliarlo e su qualche pagina mi andrei a soffermare. Ecco, quale punto tu consiglieresti, ecco, e perché, Laura, insomma, consigliare Torino 1921? Tutti quanti coloro che sono appassionati della storia, dei racconti, delle situazioni anche così, in questo caso il caso Cogo, questo andare a scoprire cosa è successo nei nostri stabili, nella nostra città. Esatto, quello, poi c'è tutta l'atmosfera, tutte le chiacchiere che si fecero in città, sì, sull'argomento, poi ci sono alcuni personaggi che vengono svelati poco a poco nel corso del libro, che fanno parte anche della mia di storia, naturalmente, la mia storia familiare, sì, e le loro reazioni, quello che fecero, come furono collegate al caso Cogo, quello è anche dal mio punto di vista molto interessante, e la natura di questi personaggi che iniziano a comparire un po' all'inizio del libro, appunto, poi si svelerà verso la fine chi sono. Ci sono dei personaggi a cui ti sei un pochettino più affezionata, ecco, rivivendo, beh, sì, insomma, chi sono questi personaggi? Beh, soprattutto Margherita Palmero. Sì. Margherita Palmero, di cui non so nemmeno, non esistono foto di Margherita Palmero, anche perché i quotidiani all'epoca non avevano fotografie o ne avevano pochissime e molto sgranate, naturalmente. Per me, diciamo che io ho iniziato a scrivere questo libro, ho preso la rincorsa una decina d'anni, poi gli impegni editoriali mi hanno impedito di portarlo avanti, poi ho trovato un editore cui interessava. E l'ho scritto e l'ho pubblicato. Per me la figura di Margherita Palmero è stata la molla che mi ha fatto così iniziare a scrivere questo libro, perché in qualche modo volevo, anche se in modo postumo, renderle giustizia, perché fu veramente, ecco, diciamo che in questo delitto, oltre alle due vittime reali, ce ne sono altre due. Sì. Indirettamente, che furono indirettamente vittime di tutta una macchinazione
che viene svelata poco a poco nel libro. Ecco, prima stavi dicendo sarebbe bello che tutti quanti facessero un giro negli archivi, andassero anche così a leggere e a ritrovare. Oggi quando si parla di un fatto di cronaca si dice sempre una volta non accadevano. Ma e non realmente è vero. Non è vero? No, no, non è assolutamente vero, accadeva più o meno tutto, solo che i giornali chiaramente enfatizzavano alcuni fatti esattamente per il motivo per cui lo fanno oggi, insomma era uguale, non è cambiato assolutamente pubblica. Nulla, il delitto irrisolto c'era ieri come c'è oggi e con l'unica differenza oggi che abbiamo internet, una volta non c'era, ecco, era una mancanza. Però c'era più il chiacchiericcio tra la gente, forse una volta, giusto? Sì, sì, un po' certo, come è stato per il caso Coco, ecco perché parlava la città di Torino di ciò che era accaduto in via Nizza numero 9. Caspita, se ne parlava ovunque, perché veramente oltretutto era questo delitto era accaduto in una fascia, diciamo, sociale molto importante, no? Perché all'epoca, diciamo, l'alta borghesia, sì, era qualcosa su cui era puntata l'attenzione un po' di tutti, no? Per cui non si parlava d'altro, ma poi come avverrà anche per altri delitti successivi, nonostante il regime avesse proibito di scrivere di cronaca nera. Ci furono dei fatti anche dopo, anche successivamente, che invece veramente infiammarono l'opinione pubblica. Com'era pubblica... quella zona, che è la zona poi di Porta Nuova, com'era in quel periodo quel quartiere, insomma la zona vicino alla stazione, com'era? Non era certamente come oggi, ecco, diciamo che era una zona abbastanza ben frequentata, ecco, chiamiamola così, ben abita, come si diceva a Torino all'epoca. Scusami, oggi. Com'è che si diceva a Torino all'epoca? Ben abitata. Ah, vedi? E poi cos'è che ha fatto cambiare questa Torino? È andato avanti, diciamo che nelle vie dietro, allora come oggi, viveva diciamo lo strato meno abbiente della popolazione, però su via Nizza c'erano via case Nizza signorili. Era un'altra cosa. Allora, era intanto un'altra cosa. Ricordiamo dove lo possiamo trovare, ovviamente in tutte le librerie lo possiamo richiedere, giusto? Laura Fezia. Senz'altro. Torino 1921, un delitto quasi perfetto. Ma quando mamma ti raccontava del bisnonno, a te piaceva stare lì ad ascoltare? Non ho capito, scusami. Quando mamma era lì che ti raccontava del bisnonno, tu ti soffermavi, ti piaceva stare lì ad ascoltare questa storia di una volta vissuta? Sì, senz'altro, moltissimo, anche perché diciamo tutto ciò che attiene alla criminologia è sempre stato tra i miei interessi. Anche quando eri piccina? Sì, anche quando ero piccola. Da sempre. Mi interessava molto. Ecco, diciamo che mia madre mi ha anche raccontato inizialmente tante balle sul caso Coco, poi a furia di usare sono riuscita a sapere la verità. Ti ha messo quella pulce da andare anche così alla ricerca di indagare, bellissimo. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie ciao. Mille, grazie Laura, ciao, buona ciao. Mattinata, buona giornata. Laura Fezia, Torino 1921, un delitto quasi perfetto, la vera storia del caso Coco. Bellissimo anche sentirla raccontare da lei. E vedi come poi, che siamo abituati a una volta non accadevano. E non è così, Clara, insomma si è sempre, lo sentiamo dire sempre, una volta era diverso. Nulla era diverso. No, cioè accadevano, anche gli strumenti erano ovviamente diversi, ma purtroppo i fattacci accadevano anche allora. Comunque è molto bello, io ho fatto tutto un lavoro in un archivio della stampa, quindi andando proprio a sfogliare le testate vecchissime, è veramente molto interessante. E vivere la storia in un altro modo, diversamente rispetto al libro. Di storia ed è verissimo. Fatelo, se potete fatelo. Allora, per questo, se avete del tempo, ascoltiamo. Oroscopo del giorno.
oroscopo del giorno, sentiamo un pochettino che cosa ci raccontano le stelle, proprio verso la fine, ma va bene lo stesso. Ci sono una marea di vostri messaggi, ma è veramente grazie. E poi la nostra Clara Vercelli con l'almanacco del giorno. Sentiamo che cosa ci raccontano le stelle. Di 7 dicembre. Ariete, svaghe e vita mondana oggi passano la mano, la socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa, potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza, per ora siete in fase di transizione. Toro, il ritmo di questi ultimi tempi è un po' pigro, però non rinunciate alla vita mondana e, se vi capita, a qualche spostamento fuori programma. Un'atmosfera affettuosa promette serenità nella coppia, un alito di romanticismo soffia sull'intesa. Gemelli, qualcosa di risolto vi pesa sul cuore e rende meno agevole il vostro cammino. È tempo di dimenticare il passato e volgere lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo reclamano un impegno considerevole, ma regalano soddisfazioni. Cancro, transiti ottimi capeggiati dalla luna in pesci che stende belle pennellate rosa sul quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali proprio non pensavate, al pari di una bacchetta magica, il buon umore allontana i malanni, veri o presunti, e vi fa sentire amati. Leone, una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti, momento di introversione nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un progetto di viaggio rimandato ormai da tempo potrà realizzarsi, un messaggio vi rassicurerà. Vergine, divergenze di opinioni vi rendono insofferenti, le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due chiede una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente, aspettate che passi. Bilancia, l'agitazione che regna nell'ambiente di lavoro in qualche modo vi disturba, non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi di fronte agli oneri che nuove responsabilità comportano, la fortuna premia gli audaci. Scorpione, la luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma attenti a non farvi dei nemici. L'avventura è pericolosa, ma la tranquillità per voi è letale. Potendo scegliere, opterete per il rischio. Sagittario, difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta, basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Capricorno, la luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all'esterno proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato. Buona anche l'intesa di coppia vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e gelosia. Acquario, le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile. Dopo un periodo di conoscenze è ora di creare un patrimonio spirituale comune. Sogni, ideali, valori. Pesci, ballerine, le emozioni, sia in amore che in affari. L'interlocutore riesce a mandarvi fuori dai gangheri, rallentamenti su tutta la linea, piccole delusioni negli studi, nei viaggi di lavoro, nelle relazioni, per colpa di vari incontrattempi. Grazie alle stelle, Clara Vercelli, l'almanacco del giorno. Sono bravissimo. Bravissimo, bravo. Mercoledì 7 dicembre, oggi è la giornata internazionale dell'aviazione civile, che ha lo scopo di aiutare a generare e rafforzare la consapevolezza mondiale dell'importanza dell'aviazione civile internazionale per lo sviluppo sociale ed economico degli stati. Oggi è Sant'Ambrogio. Allora, Sant'Ambrogio è il protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera. Il proverbio recita: cosa troppo vista perde grazia e vista. Tra le persone nate oggi ricordiamo Mino Reitano, grande Mino Reitano, Gian Lorenzo Bernini, Toni Capuozzo, Gad Lerner, Sfera Ebbasta e molti altri. Andiamo al 7 dicembre del 43 avanti Cristo. Muore Marco Tullio Cicerone, fu una delle figure più rilevanti di tutta l'antichità romana, tanto da essere considerato il modello della letteratura latina classica. 1610, pensate solo a loro che strumenti poteva avere Galileo Galilei, che osservava per la prima volta i satelliti galileiani di Giove. 7 dicembre del 1851, pensate, viene brevettato il frigorifero, la conquista del freddo che rappresentò una vera e propria rivoluzione nel campo della qualità alimentare. 1921 viene inaugurata a Milano l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 1958 invece viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada del Sole da Milano a Parma. 7 dicembre del 2000
viene proclamata a Nizza la Carta dei diritti dell'Unione Europea. 54 articoli del documento enunciano i diritti, i principi e i valori fondamentali dell'Unione. Chiudo con una frase di un drammaturgo romano, Publilio Siro, che ha detto: dopo essere scivolata una volta, è colpa tua se cadi di nuovo. È tutto. Cosa c'è? Cosa c'è? Di corsa. Ah, ok. Allora, Cerita da Genova scrive: io sono rimasta affascinata dal racconto della scrittrice, non vedo l'ora di cominciarlo. Ho ordinato il libro. Rita da Genova l'ha scritto nel messaggio. Allora, ciao Ilaria, sei in libreria che online, la nostra amica, che cosa c'è? Fame canestrelli di Borgo Franco di Ivrea. Ciao a tutti da Elvio. Cosa sono i canestrelli di biscottini. I biscottini. Biscotti, sì. C'è Elvio biscottini. Che sta facendo i biscottini, ma ci sono proprio quelli di... allora aspettate un attimo, fatemi vedere. Cos'è? No, non mi mettete Clara. Cosa sono? Che sono? Wow, pezze, sentite. Che cos'è? Ma guarda che bello strumento. Che cos'è quello? La piastra per i capelli. È una piastra per i capelli, non è la piastra. Tipo quella del tosto. Le castagne. Ha messo le castagne. Le cuoce in un attimo. Allora, come si chiama? Le strate le ha messe dentro. L'ha fatto in casa. No, ma è bellissimo quello strumento. Ah, hamburger. Ho capito. Oh, mamma mia, abbiamo pensato solo. Perché li ha chiamati canestrelli? Che mi veniva in mente il biscotto. Ecco. Sono biscottini quelli, eh? Ah, sono biscottini? Ma non è caldo. Un hamburger. Non è un hamburger. Ma no! Biscotti. Ma come? Sono biscotti. Dolci. Ah, ma a me sembrava un hamburger. Anche a me sembrava un hamburger. Ma a noi sembrava tutti quanti un hamburger. Basta, ci sono gli stampini, vedi che ognuno era diverso. Ma no, ma è bellissima questa cosa. Grazie, Elvio. Allora, no, ricapitoliamo per favore. Per favore, allora, Elvio, però ce lo devi raccontare, tu non mi puoi mandare un video dove no, io... No, Elvio, devi farceli assaggiare. Oltre a farceli assaggiare. Allora, me lo lasciate per favore in sovraimpressione, perché così almeno cerco di capire che cos'ha. Allora, quello è lo stampino. Ah, guarda che ci sono i... Allora, ok, che sono quelle cose? Ah, palline di cioccolato di pasta. Palline di cioccolato. Sono palline di cioccolato? Pasta di cioccolato. Ma una castagna così, Vero, sembrano castagne, però si Elvio. Si allargano. Guarda, poi le schiaccia. C'è anche la tipo hamburger. Insomma, ma è bellissimo, ma grazie. Voglio, che bello. Allora, questi sono i canestrelli di Borgo Franco di Ivrea. Insomma, che Elvio ci ha inviato, adesso ci dovrebbe mandare una bustina con tutti quei canestrelli all'interno, così almeno. Cos'è che c'è scritto sotto? Briciolato, cos'è? Allora, ma è bellissima questa cosa, vabbè. Che roba. E qua ti sembrano degli hamburger. Ecco, poi hanno il disegnino sopra, ecco, ed è bello. Vogliamo sapere come prepara l'impasto. Avrei voglia di, ecco, c'era la pubblicità. Pronto, buongiorno. Gladio, ciao, sono Sandra. Ciao Sandra. Quelli non sono canestrelli, perché canestrelli sono liguri, sono fatti con tanto burro, possibilmente buono. Hanno il buco al centro. Sì, quelli sembrano le gofre francesi. Ma sì, ma però perdonami, cialde. No, scusa un attimo, adesso, ecco, scusami Sandra, tu sei in Liguria, il nostro amico è a Borgo Franco, è a Borgo Franco di Ivrea. No, ma non sono canestrelli. Ma probabilmente a Borgo Franco di Ivrea si chiameranno canestrelli. No. Ma non ti arrabbiare adesso con Elvio. Scusami. Ma il nome è importante, è giusto. Ma sì, ma però no, guarda, è importante. Ma quello lì è lo stampo e le gofre, che sono delle cialde. Allora. E sono cose che, infatti, guarda, se tu vedi lo stampo sopra, c'è scritto, i canestrelli non si fanno così.
Ma se allora, che si facciano da nessuna parte. Allora, perdonami, guarda, Canestrelli di Borgo Franco di Ivrea. Buona giornata a tutti, Elvio. Me l'ha scritto Elvio, non è che me lo sono inventato io. Ecco. Vabbè, può darsi. Può darsi. E probabilmente a Borgo Franco di Ivrea, insomma, si chiamano Canestrelli quelli che. Però i nostri Canestrelli non hanno il cioccolato. Vabbè, ma anche baci di dama, c'è chi li chiama baci di dama, c'è chi li chiama baci da Lassio, insomma, e no, ognuno no, sono diversi, sono diversi. Cosa il bacio da Lassio è tutta un'altra cosa, più buono del bacio di dama. Quello da Lassio è più buono del bacio di dama? Sì, secondo me sì, per il mio gusto sì. E spiegami cosa cambia, perché in Liguria... Il bacio... No, ragazzi, siamo giunti al termine. Ah, domani mattina che siamo qui, Elvio, ho bisogno di te domani mattina. Grazie, buona giornata. Ciao Stefano Napolitano, ciao Marco. Salutiamo Marcello del bar di Borgaro e tutto il suo gruppo. Marcello, ciao. Ciao Marcello, perdonami. Domani ti saluto ancora.